Anticipazioni e spoiler Terramara, puntate 10-11 agosto. Un Cariaman verrà trovata, il suo corpo verrà trovato dal figlio Demir. Unkar, come sappiamo nella puntata di ieri, è stata uccisa da Beige. La donna però cercherà di nascondere il delitto. Secondo le anticipazioni turche, Beige inscenerà una rapina e se ne andrà dal luogo del delitto senza lasciare traccia. Unkar dunque morirà da sola in un luogo isolato mentre i suoi familiari cominceranno a preoccuparsi per la sua prolungata assenza. Così Demir radunerà tutti i suoi dipendenti affinché la cerchino in lungo e in largo. Alle ricerche poi si uniranno anche il Mars e Fekeli. Dopo molte ore, il dipendente di Demir ritroverà lo scialle di Unkar presso le rovine di Cukurova e avviserà subito il marito di Zuleyla. Demir si precipiterà sul posto e sarà proprio lui a trovare il corpo dell'amata madre. Sarà una scena da brividi, come vediamo dalle immagini. Il dolore di Demir sarà disperato e griderà al cielo tutto il suo dolore, lasciandosi andare a un pianto inconsolabile. Dopo aver trovato il corpo senza vita della madre, Demir riporterà la salma alla villa. Sarà una scena molto commovente che farà scendere lacrime anche sui volti di Zuleyla, Ghafur, Sanieh e tutti i dipendenti della famiglia Yaman. Ovviamente tra i più colpiti da questa tragedia ci sarà anche Fekeli, il quale al capezzale della sua amata chiederà in maniera straziante per quale motivo il destino gli abbia portato via Unkar proprio ora che stavano per coronare il loro sogno d'amore. Demir e Fekeli non si daranno pace, dovranno trovare l'assassino della loro amata madre e compagna. Beige riuscirà quindi a farla franca? Per scoprirlo, ragazzi, non ci resta che aspettare le prossime anticipazioni di Terramara qui sul mio canale, tutto dal web.